le sue opere. Questa cosa l'abbiamo fatta in TV. Avvicinatevi a vedere, perché veramente ho un sacco. Innanzitutto un sacco che prendo e mi portano le persone, insomma, questo è un sacco che viene dal Congo. Dal Congo, ok? Io lo apro, l'ho già aperto, ok? E col sacco stesso uso un materiale plastico. Questo materiale plastico è quello che usavano un tempo per metterlo nei vetri, perché non c'era il silicone, mettevano questo stucco, non secca mai, e io questo lo uso soltanto per dare i volumi al mio lavoro. Il lavoro viene fatto col sacco, però questo mi dà il volume iniziale, poi quando secca, staccandolo, il sacco rimane rigido e prende la forma di che io gli do con il volume. Partiamo con un volume. Ora faccio una cosa molto sbrigativa, perché almeno vi rendete conto. Questi sono i volumi. La fronte. Sui garzoni? Sì. Posso andare via? Sì. Vai. La giornata è un morso, la paga è minima. Io metto tutti i volumi. Una volta creati i volumi, prendo delle colle viniliche, prendo del materiale che me lo fa seccare, ok? E comincio a lavorare. Io creo direttamente dal sacco. Piega dopo piega. Adesso poi lo gireremo, così vedranno in favore loro. Tu fai dalla parte tua, poi lo giriamo. Creo le narici, perché il primo volume il più alto in un volto è il naso. Non me lo dico. E che ci vuole fare? Fallo te. Io sono molto facile. Sì. Poi più di questo non posso fare, per il motivo che se non mi secca non posso cominciare particolari da un'altra parte, perché il sacco, non essendo secco, si tira e mi leva i particolari che io creo. Però giriamo il tavolo, così loro vedono quello che è. Ecco qua, la prima forma è nata. Ok, e nel naso io ho fatto un accenno tra un naso e una bocca, però è questo il lavoro. E sarà secca tutto. Ok, io lo stacco da qui. Naturalmente prima ci hai messo. Rimane la forma, perché mi secca col primo strato di colla. Dopo, da dietro, gli passo all'interno di questo basso rilievo delle resine che uso, le resine delle barche, e fa indurire il sacco e diventa un paraurti. E alla fine per me l'opera è questa che vedete davanti. Io gli do soltanto delle pieghe per fare una cosa simpatica. Una cosa facile facile, Peppe? Per 30 cose. Salve a tutti, mi chiamo Giuseppe Trentacoste e sono un artista fiorentino. Ok? Non si sente. È dal 2004 che creo questi lavori in tela piegata. Prima, come tutti gli artisti, iniziano un pennello, i colori, e facevo le mie piccole collettive nella mia zona. Ogni volta che facevo una mostra, delle opere dipinte normalmente, mi venivano dette delle cose che ero
un artista non sono tanto ben accetti, oppure non sono tanto piacevoli. Assomiglia, hai preso spunto da, è una cosa bruttissima. E allora io dentro di me dicevo, tutte le volte che espongo qualcosa mi sento dire assomigli, hai preso spunto da. E allora ho detto, devo trovare qualcosa di particolare che quando la espongo nessuno mi deve dire assomigli, hai preso spunto da. Allora, sacchi li ho sempre amati perché a me piace il vintage, e questi sacchi sono, hanno il proprio vissuto, il loro, secondo me il sacco ha un'anima, ha una memoria, e io cerco, piegandolo, di dare un'identità al sacco. Però per me l'opera stessa è il sacco. Io do soltanto un 50%, l'altro 50% è il sacco. Basta. Grazie. Adesso, Sparax, come sei? Senti, la domenica sera dove potrei andare? Se c'è il laboratorio anche, perché ci senti? Tu guidi, io vengo a Roma, poi guidi da Roma a Milano, io dormo in macchina, ma io mi devo concentrare. E certo, praticamente non il braccio, ma il braccio, la gamba. La rivendicazione che è da casa, perché dice, senza di me non potresti fare niente, eccetera, eccetera, ma semplicemente perché carico e scarico la macchina. Lo puoi dire tranquillamente. Quello che ci siamo detti, camera carità. Mm-hmm.